Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo ritornati insieme per realizzare una nuova ricetta. Oggi finalmente, a grande richiesta, realizziamo il rossetto rosso matte in vista delle feste, quindi lo potete utilizzare a Natale e soprattutto a Capodanno. E soprattutto è un'ottima idea regalo, non solo per Natale, ma per qualunque evenienza. Vi dico una cosa che purtroppo mi sono accorta in ritardo non essersi registrata nel video: all'interno di questo rossetto ho utilizzato una fragranza che ho comprato da Glamour Cosmetics, che è questa qua, Cipri Lips, che ha davvero l'aroma caratteristico del rossetto. Purtroppo non l'ha ripreso, però sappiate che alla fine dovete aggiungerne 3 gocce. È davvero similissimo a un rossetto in commercio. L'unica cosa che non è simile è la forma iniziale, perché ho utilizzato il metodo della siringa, però chi se ne frega, è una cosa che dura pochissimi minuti, come ben sapete. Io mi trovo davvero benissimo, ha un effetto molto opaco, a differenza del rossetto precedente che invece era molto lucido, e questo perché abbiamo omesso la trisostearina. Come potete ricordarvi, la trisostearina era quell'olio che rendeva lucidi i rossetti e i gloss che avevamo utilizzato anche sui capelli. In questo modo, omettendola, abbiamo ottenuto un rossetto altrettanto valido ed efficace, ma con una colorazione matte. Ma la colorazione matte non è data soltanto dall'utilizzo degli oli, bensì anche dalla polvere. Infatti, la polvere che utilizziamo oggi è la DEC Red 7, che io ho acquistato da Liberi e che vendono sicuramente da Mask Shop, e non so se ne vendono, mi pare di sì, comunque una simile da Aromazone. Ed è la più adatta per creare il rossetto rosso. È molto molto pigmentata, però potete schiarirla utilizzando un pochettino di talco per creare rossetti sul fucsia e il fragola. Io dovrò farne uno a breve, vi farò il tutorial. La ricetta è semplicissima, occorrono pochissimi oli. Ovviamente questa polvere dovete acquistarla esclusivamente online, altrimenti potete utilizzare l'ossido, potete utilizzare l'amica, però il risultato non sarà lo stesso. Quindi passiamo subito alla ricetta e al procedimento. Per prima cosa pesiamo la nostra colorazione in polvere. Potete utilizzare un ossido, in tal caso vi consiglio di mescolarlo con un po' di polveri di base come diossido di titanio o talco. Potete utilizzare una mica e potete utilizzare anche una di queste polveri DEC. Io sto utilizzando la Red 7, che è un colore fragola profondo. Ed è davvero pigmentatissima. Dunque, io utilizzerò uno 0,7 grammi di polvere perché è davvero pigmentatissima. Altrimenti, se avesse avuto una colorazione in polvere meno pigmentata, sarei andata sicuramente sul grammo. Quindi, pesiamo la nostra colorazione. Adesso andiamo a pesare l'olio principale della nostra ricetta, che è l'olio di ricino, assolutamente indispensabile per realizzare il rossetto in quanto gli dà quella cremosità e quella resistenza che altrimenti non avrebbe. Pesiamo adesso il tocoferolo. Utilissimo all'interno del nostro rossetto perché evita di fare irrancidire gli oli e inoltre è antiossidante, quindi fa benissimo alle nostre labbra. Infine aggiungiamo l'olio di riso. Adesso, aiutandoci con uno stuzzicadenti, andiamo a sciogliere la nostra polvere all'interno degli oli che abbiamo pesato. Mi raccomando, mescolate molto bene, in questo modo faremo scomparire qualunque eventuale grumo. Pesiamo adesso le 3 cere, quindi cera d'api, cera candelilla e cera carnauba. Aggiungiamole al nostro composto e facciamo sciogliere il tutto a bagnomaria.
Adesso che il composto si è completamente sciolto a bagnomaria, possiamo andarlo a versarlo in uno stampo. Io sto utilizzando il classico metodo della siringa, quindi ho preso una siringa standard, ho tagliato l'estremità buttando prima l'ago con tutto il coperchio, mi raccomando non lo togliete, e adesso vado a versare la metà di questo composto, perché io l'ho fatto per due, uno è per Noemi, all'interno della siringa, e poi riponendolo così in posizione verticale lo terrò in freezer per un po' di minuti fino a quando non si sarà solidificato. Mi raccomando, fate attenzione a non scottarvi. Ecco che adesso posso andare a riporre il composto in freezer per poi andarlo a mettere all'interno di una confezione riciclata per rossetto. Adesso che il tutto si è solidificato all'interno del freezer, posso andarlo a riporre all'interno di una confezione riciclata. Ed ecco fatto, il nostro rossetto è pronto, è un bellissimo rossetto rosso, a me piace davvero tanto, la colorazione poi è un po' più rossa di così, qua sembrerebbe quasi un corallo, ma vi posso assicurare che il colore è proprio rosso, purtroppo la luce non rende giustizia. Io comunque nell'introduzione vi ho messo una foto piuttosto veritiera del colore, e come avete potuto vedere è molto molto rosso. Quindi spero che il tutorial vi sia piaciuto, spero che facciate questa ricetta, un bacione e alla prossima. Ciao!